Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video in collaborazione con i piccoli canali Power, finalmente. Come al solito nell'info box trovate i vari link dei canali che partecipano a questa collaborazione. Io saluto Giulia, Giulio, Gian Giuseppe, Daniela e ne manca una, ne manca una. E Rossella, non ci sono più abituata a fare questo video, per via appunto dello studio non sono riuscita a fare gli ultimi video, insomma, in questi mesi, gli altri ragazzi l'hanno fatto. Sarebbe il video sugli acquisti naturali di giugno. Io in realtà ci metto un po' tutto. In questi mesi avevo preso un sacco di cose bio, sia per la casa, per il cibo, per la cura della persona, ma praticamente quasi tutto l'ho utilizzato, finito e buttato, per cui non ho granché da farvi vedere. Per quanto riguarda la casa, la cosa che mi ricordo è che negli ultimi mesi utilizziamo sempre Winnis, sia per quanto riguarda l'ammorbidente che per quanto riguarda il detersivo. Comunque sono prodotti che vi ho già menzionato in questo canale. Per quanto riguarda il cibo, non ce l'ho qua perché l'ho finito, ho finito l'ultimo ieri e l'ho buttato. Ultimamente sto mangiando un sacco di yogurt bio del Penny, quelli con la granellina sopra, che sono veramente buonissimi, costano poco. Se riesco, non lo so, a trovare una foto ve la metto da qualche parte. E sono degli yogurt molto molto buoni, ci sono vari gusti: banana, vaniglia, fragola e bianco, tutti con la granellina diversa, e sono veramente gustosi. Passando invece al beauty, sono cose che più o meno vi ho già fatto vedere in video haul degli ultimi tempi. Alcuni sono proprio biologici, altri invece hanno un inci buono e quindi ve li mostro lo stesso. Allora, intanto partendo da cose biologiche, ho acquistato un po' di tempo fa questa qua che è di Naobei Linea Detox. Detox è la mist, tonico mist per il viso, 4,90 € mi sembra, certificato EcoCert Altigotà. Se voi andate a Altigotà e cercate un tonico, vi dico che questo, tra quelli tradizionali e quelli biologici, è quello che costa meno, quindi contentissima. È con lo spruzzino e non vedo l'ora di provarlo, sto quasi finendo quello che ho in uso. Poi di Alverde, questo gel doccia al papavero, fiordaliso e trifoglio, questo qua che ancora non ho utilizzato. Sempre di Alverde ho preso, era uscita una linea che era la Proclimate, tra l'altro nel mio DM ancora si trovano, e per chi non avesse un DM ci sono delle ragazze che si chiamano Alverde Spedizioni, sia su Instagram che su Facebook, che vi abitano in Germania e vi inviano appunto prodotti di balea Alverde che volete, insomma. E io di questa linea ho preso lo shampoo e il gel doccia. È una linea di prodotti concentrati, le confezioni sono da 100 ml, non costano pochissimo per essere dei prodotti al verde perché costano un po' più di 2 euro, però ho voluto comunque provarli. Poi, sempre di Alverde, ho acquistato questo tonico alla rosa. Questo qua, di Alverde, mi sembra di aver utilizzato tanti anni fa il tonico della linea all'acqua e non mi era piaciuto. Vediamo questo se è meglio. E poi infine è uscito un nuovo burro cacao in edizione limitata, Bio Baby. Questo qua è quello alla pesca. Per quanto riguarda invece prodotti che hanno comunque un buon inci, in realtà devo essere sincera, questo non l'ho controllato l'inci, però ormai ecco, ve lo faccio vedere. Dell'erbolario avevo acquistato il bagnoschiuma bouquet d'argento con estratti di salvia ed erica. Questo avevo provato il campioncino e mi era piaciuto molto e ho preso poi la full size. Il profumo di questa linea non mi è piaciuto per niente perché è veramente forte, è eccessivo. Il bagnoschiuma invece mi piace, quindi ho acquistato questo. Poi
Di Balea invece ho preso, vi voglio mostrare dei prodotti che hanno un buon inci. Allora, intanto la crema al profumo di eucalipto e gelsomino, questo qua con il koala, che è veramente molto buono. La profumazione sa di tè marocchino alla menta, veramente una profumazione buonissima. La scatolina poi il latte è molto molto carina, si può riutilizzare, quindi ho voluto prenderlo. Poi, sempre di Balea, che ha un buon inci, questo burro cacao Ocean Princess, questo preso solamente per la confezione. E poi ho preso anche quello della linea, quella con il koala, questo qua che è sempre eucalipto e gelsomino. Ultimo prodotto di Balea, che ha comunque un inci abbastanza buono, è questa qua, che è la lozione corpo idratante effetto abbronzante, che io ancora non ho utilizzato perché mi fa un po' fatica il fatto di dover star lì, spalmarla per bene, poi andarmi a lavare le mani, anche se in realtà qua non c'è scritto di lavarsi poi le mani dopo, perché non è una di quegli autoabbronzanti così forti. Comunque va in ogni caso spalmato per bene. In questo periodo mi manca un po' la voglia, però devo iniziare a utilizzarlo perché ormai l'ho comprato. Tra l'altro sono 400 millilitri, altrimenti non lo finisco mai. Per quanto riguarda Sien, era uscita la linea Death Bananas. Allora, il gel doccia, la crema mani e la maschera per i capelli non hanno un buon inci, ma la lip mousse sì, ha un buon inci, quindi volevo mostrarvelo. Questo qua appunto si chiama Mousse Labbra e è molto carina, ha vari estratti. All'olio di cocco, l'olio di ricino, ha appunto l'estratto quello di banana. Insomma, non è male. E poi c'era questa linea che è vegan, senza coloranti, profumi, con il packaging riciclato al 69%, quindi anche questa è una cosa buona. E io credo che si trovi ancora questa linea. Ho acquistato il sapone per le mani. Poi ho acquistato lo shampoo per tutti i tipi di capelli. Ed infine lo shampoo, il gel doccia per tutti i tipi di pelle. Appunto è una linea che si chiama Sensitive, quindi un po' più delicata. Gli inci sono molto corti di tutti, sono abbastanza corti, non sono male, quindi volevo mostrarvelo. Tra l'altro il pack riciclato si sente al tatto e anche piacevole come sensazione. Quindi questi sono stati un po' gli acquisti dell'ultimo periodo. Mi dispiace di aver buttato un po' di cose, ma per quanto riguarda soprattutto il beauty, se le ho buttate sicuramente ve ne ho parlato anche nei prodotti finiti. Da qui in avanti cercherò di essere costante anche con questo video in collaborazione, quindi a tenermi delle cosine da parte in modo da non mostrarvele 100.000 volte. Mi raccomando, passate anche dagli altri ragazzi che partecipano alla collaborazione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!